Del Tg Trappeto Notizie. Ci scusiamo con i nostri telespettatori se queste settimane non abbiamo potuto fare i nostri notiziari perché abbiamo avuto dei guasti alla rete internet. Adesso il guasto è stato risolto e abbiamo potuto caricare il nostro telegiornale. Ma iniziamo subito con la prima notizia: Trappeto, scoperta e piantagioni di canna pendiana in un magazzino. Purtroppo ci dispiace dare questa notizia perché. Sono delle notizie un po' brutte per il nostro paese, ma purtroppo dobbiamo darle. Vediamo il nostro servizio. Coltivava cento etti di canna indiana nel suo magazzino, sperando di non essere scoperto, ma qualcosa per lui non è andato per il verso giusto. E la Guardia di Finanza ha arrestato un quarantenne, GM, residente a Trappeto. L'uomo gestiva da mesi una coltivazione di cannabis all'interno di un deposito nelle periferie del paese. Utilizzato principalmente per custodire attrezzi agricoli. Ma le fiamme gialle hanno scoperto all'interno una vera e propria coltivazione, curata nei minimi dettagli, con tanto di impianto di irrigazione e lampade ultraviolette per riscaldare la temperatura nell'ambiente e simulare la luce del giorno. Il quarantenne inoltre, ha pensato anche di risparmiare sull'energia elettrica, applicando un magnete al contatore dell'Enel consentendo all'uomo di ridurre la capacità di lettura dell'apparecchio, registrando di conseguenza consumi più bassi, fino al 70% in meno. GM, che gestisce anche un'azienda funebre insieme al suo cielo, oltre ad essere stato arrestato dai finanzieri per coltivazione di sostanze stupefacenti, potrebbe anche rispondere di furto aggravato di energia. Le piantine di cannabis sono state sequestrate dalle fiamme gialle e saranno presto trasferite per la successiva distruzione. A Partenico è stata sferata la tragedia alla Digaliato, vediamo i dettagli nel seguente servizio. Una manovra errata e tre operai del consorzio di bonifica Palermo 2 potevano lasciarci la pelle. Eh, per causa ancora poco chiare, l'ipotesi più accreditata è che il tappo di una valvola di scarico non è avvitato bene. La stazione di sollevamento della Digaliato si è letteralmente allagata, l'acqua ha cominciato ad uscire dalle finestre del primo piano della struttura dove sono state installate le pompe di sollevamento. Tra l'altro i motori erano da poco stati riparati e ricollocati. Il rischio era altissimo, dato che una pompa motorizzata è andata in cortocircuito e poteva anche esplodere. I tre operai sono riusciti ad uscire in tempo dai locali della stazione di sollevamento, mentre le valvole di scarico sono state chiuse dalla stazione delle paratie. Il livello della si è abbassato di 20 cm, pesanti conseguenze anche per la stagione in rigua. Adesso il guasto è stato riparato a secco. Erano rimasti comuni, costieri che vanno da Balestrade a Palermo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, polizia municipale, carabinieri e polizia. Adesso una notizia che ci è appena arrivata. I carabinieri della stazione di Trappeto hanno arrestato G.A., un pensionato di 68 anni, accusato di detenzione illegale di arma e ricettazione. Nella sua abitazione a Partinico, incontrata a Passarello, durante una perquisizione domiciliare, i militari hanno scoperto una pistola revolver calibro 45, priva di munizioni, con matricola a brasa, oleata e funzionante. L'uomo è stato condotto presso la casa circondariale del Luciardone di Palermo, a disposizione dell'autorità giudiziaria, e la pistola è stata sottoposta a verifiche per accertarsi che l'arma non sia stata utilizzata per la commissione di gravi reati. Atto intimidatorio al Presidente del Consiglio di Trappeto Nuccio Amato. Vediamo il servizio. Un grave attentato incendiario è accaduto nella sera dello scorso 8 giugno ai danni del Presidente del Consiglio Comunale di Trappeto Onofi Amato, detto Nuccio. I gnoti hanno lanciato sei bombe Molotov contro la sua abitazione in via residenziale. È accaduto intorno alle 22. Il Presidente Amato, preoccupato dai rumori uditi, si è precipitato fuori. Ancora prima di chiamare i soccorsi è intervenuto per spegnere le bottiglie incendiarie. Nuccio Amato ha così chiamato i carabinieri della locale stazione e ha sporto denuncia. Sull'episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Palermo. Il sindaco di Trappeto Sebastiano Giuseppe Muscolino, a nome proprio della Giunta Municipale e dell'intero Consiglio Comunale, condanna fortemente il vile e scelerato gesto compiuto nei confronti del Presidente del Consiglio. Scrive... Ritengo che l'attività amministrativa e politica del nostro Comune non possa creare tali reazioni, considerati i buoni rapporti tra tutte le componenti politiche, la trasparenza e la poca incidenza nell'attività amministrativa su interessi economici rilevanti. Confido nel lavoro delle forze dell'ordine affinché possano assicurare alla giustizia il colpevole e mi auguro che non succedano più questi fatti a trapeto. Intanto martedì 14 giugno alle ore 18 è stato convocato un consiglio comunale straordinario per esprimere condanna al vile gesto e a piena assoluta solidarietà al Presidente. Anche noi ovviamente esprimiamo la nostra solidarietà al Presidente del Consiglio Nucemato e speriamo che le forze dell'ordine affidino alla giustizia il colpevole. Intanto parliamo di referendum perché ricordiamo che il 12 e il 13 giugno si è votato per quattro referendum, due sulla privatizzazione dell'acqua uno sulla produzione di energia nucleare e l'altro sul legittimo impedimento. Sono arrivati i dati del referendum, che quindi è stato superato lo scoglio del quorum oltre il 56%, il quorum era il 50% più uno dei votanti, altrimenti il referendum non era valido. Hanno dato un verdetto nettissimo sulla volontà popolare, i sì all'abrogazione dei quattro quesiti su cui erano chiamati al voto gli italiani sono stati una valanga. Per l'acqua, quello sulla privatizzazione si raggiunge il 95,7% di sì a fronte dei 4,3% no. Per l'acqua, però, sui profitti, il 96,2% contro il 3,8%, mentre il nucleare si attesta a quota 94,6% di sì, e i no sono il 5,40%. Per il legitto impedimento, i favorevoli all'abbregazione della norma sono il 95% a fronte dei 5% contrari. Questi i dati del referendum. Quindi l'acqua può tornare pubblica eh, non c'è più la produzione di energia nucleare. Quindi si è fermato il, il provvedimento: diciamo, eh, la legge sulla costruzione delle centrali nucleari e sul di impedimento è stata abbrecata la nuova norma. Questa era l'ultima notizia. Vi ringraziamo per averci seguiti e vi invitiamo a fare le vostre segnalazioni o sul gruppo o mandando un'email o anche sul sito del TG Trappeto o altrimenti quando mi vedete in giro perché io sono spesso il pomeriggio a cercare notizie in giro per il paese, quando mi vedete mi, vedete, mi fermate, mi dite qual è la vostra segnalazione che io provvedo subito a fare il servizio. Quindi fate le vostre segnalazioni che contribuite alla crescita del nostro notiziario. Vi ringrazio per l'attenzione e l'appuntamento va alle prossime edizioni.